Salve a tutti amici di Gimba Network, il mio nome è Matteo Bini e vi do il benvenuto ad un episodio speciale di VG News, interamente dedicato alla conferenza EA Games dell'E3 2013. Beh, detto questo, andiamo immediatamente a vedere quali notizie sono state annunciate durante questo evento. Il primo gioco presentato alla conferenza E3 di Electronic Arts, tenutasi il 10 giugno in quel di Los Angeles, è stato Garden Warfare, un third person shooter in cui potremo impersonare le piante di Plants vs Zombies. L'unica modalità mostrata fino ad ora è una co-op, in cui bisognerà sopravvivere a delle ondate di zombie. Il gioco sarà un'esclusiva Xbox One. Una delle cose più importanti mostrate nella conferenza è stato il nuovo motore grafico e fisico che verrà utilizzato in NBA 2014, Madden 24, FIFA 14 e UFC, ossia EA Ignite. Le novità introdotte da EA Ignite saranno molteplici e varieranno dalle animazioni migliorate alla più realistica definizione di muscoli, all'intelligenza artificiale che a tratti ci sembrerà reale. Verranno anche perfezionate le varie traiettorie di tiri, rimbalzi e deviazioni. È stato annunciato Mirror's Edge 2, seguito del famoso e amato gioco uscito ormai alcuni anni fa. Durante la conferenza ci è stato mostrato solamente un breve filmato che ci ha fatto vedere la protagonista e alcune scene direttamente in game. Tutti i fan della saga aspettano con impazienza questo nuovo attesissimo titolo. I rumors di qualche giorno fa, secondo i quali sarebbe stato presentato un nuovo Need for Speed alle 3, sono stati confermati. Need for Speed The Rivals, questo il nome del nuovo capitolo della saga, enfatizzerà più che mai la rivalità tra piloti clandestini e poliziotti, permettendoci di utilizzare una delle due fazioni nel comparto multiplayer. È durato appena 25 secondi il trailer di Star Wars Battlefront 3. Le immagini mostrano il punto di vista di quello che è probabilmente un soldato zoppicante nel bel mezzo della famosa battaglia sul gelido pianeta Hoth. Si vede inoltre uno speeder dei ribelli schiantarsi al suolo e infine il mastodontico piede di un camminatore imperiale intento a calpestare il protagonista. Dopo che nel 2010 furono licenziati Jason West e Vince Zampella da Infinity Ward, non si seppe molto su di loro. Ma circa una settimana fa, a causa di un errore nel rilascio delle copie digitali di Game Informer, il mondo intero è venuto a conoscenza di un nuovo gioco sviluppato dal debuttante studio di Respawn Entertainment, di cui proprio loro fanno parte. Il titolo in questione è Titanfall, un FPS futuristico solo multiplayer online, pubblicato da EA in esclusiva per PC, Xbox One e Xbox 360. Il gioco non sarà un classico FPS, anzi promette di rivoluzionare il genere, cercando di inserire la narrazione anche nel comparto multiplayer. Inoltre, il gameplay del titolo sarà dominato dai Titan, giganteschi robot veloci e agili, ma a detta degli sviluppatori bilanciati nell'ambiente di gioco. Prima della conclusione, alla conferenza si è dato spazio a Battlefield 4, mostrando le nuove meccaniche presenti nel multiplayer del titolo sviluppato da DICE. La distruttibilità ambientale risulta essere notevolmente migliorata rispetto al titolo precedente, anche se, graficamente parlando, il gioco non è certo una novità. In più è stata aggiunta la Commander Mode, funzionalità ispirata al ruolo di comandante in Battlefield 2, che consisterà nel fornire supporto dalle retrovie come UAV o lancio di missili teleguidati. La particolarità di questa modalità consiste nel poter essere giocata su dispositivi mobili, quindi smartphone e tablet. E questa era l'ultima news. Vi ricordo di mettere mi piace al video, commentarlo, iscrivervi al canale, ma soprattutto continuate a seguirci, poiché VG News vi terrà aggiornati su tutte le novità riguardanti il mondo dell'E3.